Benvenuti a tutti quanti, io mi presento, sono Diego, trainer di Group Seb e sono entusiasta di presentarvi oggi in anteprima quello che è il nostro nuovissimo Cookeo, la nuova generazione, l'ultima generazione, si chiama infatti Cookeo Touch e lo vediamo subito dal design, è un prodotto completamente rinnovato con il primissimo grande vantaggio che salta subito all'occhio, quello di avere un display integrato all'interno del prodotto e un sistema connesso tramite Wi-Fi che ci permetteranno di ottenere tantissimi benefici in più da questo tipo di prodotto. Andiamo a esaminare un pochettino nel dettaglio proprio quello che è la funzionalità nuova di questo Cookeo Touch, cioè la connettività Wi-Fi. Cosa vuol dire connettività Wi-Fi? Cookeo infatti è in grado di connettersi alla vostra rete Wi-Fi di casa e proprio grazie a questa è in grado di poter scaricare direttamente sul prodotto e poter vedere direttamente a display quelle che sono le ricette che vogliamo andare a realizzare. Un vantaggio in più perché rispetto a quelli che sono i precedenti modelli di Cookeo, Cookeo Touch è in grado di farvi vedere sul display proprio quelle che sono le ricette. Oltre a questo, ovviamente, il fatto di avere una connessione internet ci dà la possibilità di avere un numero di ricette molto molto più elevato rispetto ai modelli precedenti che potevano usufruirne solo grazie alla memoria interna del prodotto. Proprio questa feature è la caratteristica principale che riguarda la nuova generazione di Cookeo. Andiamo a vedere un pochettino nel dettaglio quelli che sono i menu del prodotto per capire un pochettino di più come funziona il nostro nuovo Cookeo Touch. Eccolo qui il nuovo display del Cookeo Touch, come vedete un display di dimensioni importanti, un display che tra le altre cose può essere comodamente inclinato per facilitarne la visione. Andiamo a vedere poi quelli che sono i menu all'interno del prodotto, quindi troviamo il menu ricettario attraverso il quale possiamo andare a cercare delle ricette che vogliamo andare a eseguire con il nostro nuovo Cookeo Touch ed eccolo qui, appena entriamo in ricettario troviamo una lista di piatti, di portate che noi vogliamo andare a preparare proprio con il nostro prodotto. Quindi una volta entrati all'interno della ricetta ci viene fornite tutte quelle informazioni riguardo alla sua preparazione, quindi tempistiche, per quante persone vogliamo andare a preparare il piatto e quindi abbiamo la possibilità, esattamente come nei modelli precedenti, di selezionare 2, 4 o 6 persone e ricevere quello che è l'elenco degli ingredienti, dosati in quantità in base al numero di persone per cui noi abbiamo selezionato la preparazione del piatto. La cosa molto interessante è che quando noi vogliamo iniziare la ricetta veniamo guidati proprio passo a passo, non solo con delle informazioni scritte ma anche con delle immagini grafiche o dei piccoli video che ci aiutano a capire come andare a eseguire il tipo di preparazione e il passaggio per eseguire appunto la nostra ricetta. Quindi in questo caso ci farà preparare gli ingredienti, eccoli qui, schiacciando ok passiamo al secondo step e iniziamo a eseguire quella che è la ricetta passaggio per passaggio, guidati non solo graficamente ma anche appunto con delle scritte. Tornando al menu principale troviamo come secondo elemento di questo menu i miei quaderni. Questo elenco è esattamente come il vecchio preferiti, cioè ci dà la possibilità di salvare all'interno di questo quaderno appunto quelle che sono le ricette che noi eseguiamo più di frequente. Troviamo poi il tasto per la cottura degli ingredienti, quindi riservato non tanto alle ricette ma quanto alla cottura dei singoli ingredienti, e anche qui, esattamente come nei precedenti modelli, abbiamo appunto la possibilità di selezionare un elenco di ingredienti con i quali noi vogliamo andare a eseguire le varie preparazioni. Troviamo poi il tasto dedicato alla cucina, alla cottura manuale, e qua ci sono parecchie novità da andare a vedere, perché quando entriamo all'interno di questa modalità troviamo tutti i tipi di cottura che è in grado di fare il nuovo Cookeo Touch. E quindi troviamo la cottura a pressione, la cottura a vapore, la rosolatura, la stufatura, una modalità dedicata al riscaldamento, quindi qualora avessi un prodotto da riscaldare possiamo andare anche a fare questa operazione, e un'ultima modalità che è quella dedicata al mantenimento in caldo, che entra in automatico nel momento in cui noi finiamo una ricetta
e non rispondiamo al prodotto, ma possiamo anche attivare nel momento in cui abbiamo eseguito per esempio proprio una cottura manuale e siamo interessati per esempio a tenere il piatto in caldo perché siamo in ritardo con il servire la cena. La cosa anche qui interessante, ereditata dalle precedenti generazioni di Cookeo, riguarda la partenza ritardata. Infatti, se noi selezioniamo per esempio la cottura a pressione, ed ecco che qui troviamo le tre modalità di cottura a pressione che è in grado di eseguire il prodotto, sottolineo anche l'importanza della novità della modalità Express, una modalità che porta a accelerare ulteriormente quelli che sono i tempi di cottura degli alimenti proprio con questa modalità particolare di cucina ad alta pressione. Se io volessi semplicemente fare una cottura a pressione con il mio nuovo Cookeo Touch, eccolo qui, mi chiede per quanto tempo voglio eseguire questo tipo di cottura ed ecco che grazie al display touchscreen abbiamo la possibilità con i simboli più o meno di andare a tarare l'orario. Ci viene chiesto se vogliamo far partire la cottura istantaneamente premendo quello che è il tasto start oppure eventualmente andare a attivare quella che si chiama cottura ritardata. Ci viene chiesto appunto che ore sono e essendo il prodotto connesso già ci suggerisce l'orario corretto, ok, e quando vorremmo avere il piatto pronto, quindi l'orario di fine cottura. In questo caso io per esempio posso andare a fissare alle 13 e ottenere il piatto pronto proprio per quell'ora. Allora, ultimo menu, non tanto per importanza, ma perché è una grande novità anche questa, prima era un'esclusiva di quella che era l'applicazione, quindi dei Cookeo, diciamo Connect in questo caso, e si chiama Nel mio frigo. Cosa significa Nel mio frigo? Questa modalità ci dà la possibilità di dire al prodotto che ingredienti abbiamo a disposizione nella nostra dispensa, nel nostro frigorifero, e in automatico lui andrà a filtrare tutte quelle ricette che contengono gli ingredienti che noi abbiamo selezionato, in modo tale da essere sicuri di poter preparare un piatto completo con quello che abbiamo a disposizione appunto nel nostro frigorifero. Per quanto riguarda l'apertura, rimane inalterata, abbiamo una ghiera nella parte superiore che ci dà la possibilità, una volta ruotata, di aprire quello che è il nostro coperchio. All'interno troviamo la bowl in materiale antiaderente con una capacità di 6 litri che ci permette in definitiva di mettere a tavola fino a 6 persone, quindi rimane inalterata quella che è la capienza, e nella parte superiore troviamo quello che è il coperchio. Anche qui squadra che vince non si cambia, nel senso che il coperchio rimane nella sua manutenzione e pulizia inalterato rispetto ai modelli precedenti. Infatti attraverso la solita vite noi abbiamo la possibilità di andarlo a lavare comodamente il lavastoviglie una volta rimosso, perché in tutte le sue parti è praticamente smontabile. Ed eccoci giunti finalmente alla conclusione di questa presentazione, spero di avervi dato tutte le informazioni necessarie per capire meglio questa nuova generazione di Cookeo, quindi Cookeo Touch. Quello che ci portiamo a casa un po' da questa presentazione è il vantaggio sicuramente principale che Cookeo Touch è in grado di offrirci, ossia il vantaggio di poter fare anche a meno di quello che è lo smartphone durante l'utilizzo del prodotto, perché tutte le informazioni sono finalmente contenute all'interno del Cookeo stesso. Inoltre l'altro vantaggio, che forse passa inosservato ma non è da poco, è proprio il fatto di avere un prodotto connesso, un prodotto che accede a due tipologie di database per quanto riguarda le ricette. Il primo è quello di Moulinex, quindi con le nostre ricette diciamo certificate. Il secondo è quello delle ricette condivise da parte della nostra community, la community di Cookeo, che continua a postare ricette sempre nuove, ricette regionali, ricette della tradizione, che proprio grazie al nuovo Cookeo Touch potranno essere eseguite con semplicità e soprattutto con velocità. Grazie a tutti quanti, alla prossima!